Ciao Luigi. Ciao Luca. Cosa facciamo? Cosa faremo in Consiglio Comunale? Beh, riprenderemo le fila del discorso lasciate 5 anni fa. Avevamo sperato che il cambiamento avesse portato qualcosa di utile alla cittadinanza, così non è stato, quindi ci toccherà rimboccarci le maniche e cominciare a lavorare veramente. È vero, sono stati 5 anni purtroppo spesi senza un obiettivo per la città. Non si è lavorato per degli scopi precisi. Mi sembra che l'amministrazione abbia vissuto la giornata senza pianificare interventi. Assolutamente d'accordo, stavo riguardando il nostro programma di 5 anni fa, tutti i punti che avevamo messo all'ordine del giorno sono rimasti totalmente sopiti e non presi in considerazione da questa amministrazione. Un esempio su tutti, la possibilità per le imprese di ricominciare a far rivivere Gallarate è stata completamente lasciata nel cassetto. I giovani non hanno spazio per iniziare attività imprenditoriali. L'ecologia è stata dimenticata, è stato fatto un assessorato dimenticato e senza fondi, le scuole hanno avuto il solito appoggio a singhiozzo e senza una programmazione, anzi la programmazione che c'era è stata dimenticata. Io ho in mente che c'erano in programma scuole, interventi radicali su nuove scuole, sono state dimenticate e non fatte. Quello che possiamo notare è che la città ha subito prima un arresto e poi un lento declino. Basta guardare alcune zone nevralgiche della città che sono completamente in balia di persone che, indipendentemente dalla nazionalità e dal colore della pelle, in questo momento stanno soltanto creando un danno d'immagine a Gallarate, che non riesce ad avere l'afflusso di cittadini di altre comunità per dare slancio alle attività imprenditoriali sul territorio. Il sogno nel cassetto è proprio quello di dire: io ho dei figli giovani e mi piacerebbe che potessero andare anche la sera alla stazione senza correre rischi. Si è dimenticato completamente l'intervento per il cittadino e la sicurezza dei cittadini. Noi ci metteremo il nostro impegno, abbiamo fatto una scelta difficile, quella di confluire all'interno di una lista come la Lega, che è sempre stata nostra alleata, ma ovviamente anche sacrificando parte della nostra identità nel fare questo tipo di scelta, proprio perché crediamo che essere presenti in Consiglio Comunale ci darà l'opportunità di poter fare operativamente quelle cose che per troppo tempo sono rimaste nel cassetto. È vero. Rinunciamo alle nostre peculiarità per essere presenti, per poter incidere sulla futura amministrazione. 5 anni fa abbiamo fatto una battaglia di bandiera, oggi facciamo una battaglia concreta per lavorare per la città. Aggiungo un'ultima cosa per concludere: Gallarate è storicamente una città di destra, di centrodestra. I 5 anni di amministrazione di sinistra hanno dimostrato che non fanno per Gallarate, è arrivato il momento che un centrodestra compatto torni a governare Gallarate. Quindi voltiamo pagina. Assolutamente sì.